Bentrovati a tutti ancora un altro venerdì in diretta su The Nemesis. Io sono Amelia Tomasicchio, eh, direttore di Cryptonomist e oggi abbiamo una, un ospite davvero davvero speciale, infatti, di solito faccio la mia introduzione, ma oggi lo voglio presentare subito. Eh, abbiamo qui con noi Marco Montemagno, ora entra? Wow, <ride> dicevo prima, non sono mai ospite. Io interviste intervisto e basta. Quindi la mia prima sensazione era quella di dire: Eh buongiorno amiche, amici, eh, abbiamo qui ammediato. Ma zica sì, a me, come stai? Che parto e Invece devo stare zitto e aspettare il mio turno. <ride> Esatto, tra l'altro ci siamo invertiti, no? un'altra volta mi avevi intervistato tu ora ricambio il favore. Veramente, veramente, la tua intervista era senz'altro migliore de de della mia, cioè, la tua performance è senz'altro migliore di quello che posso performare io, ma farò del mio meglio. <ride> Ah, dai, parliamo sicuramente. Sei, sei meglio tu a parlare in diretta, soprattutto. Allora, parliamo con te oggi, ricordiamolo a tutti, perché anche tu ti sei cimentato nel mondo dei non fungible token. Com'è questa esperienza da, da, nel mondo cripto finora? Ma allora, eh, io seguo il mondo cripto ovviamente da tanti anni, eh, come osservatore ignorante. Ehm. Perché, appunto, seguendo diciamo il mondo tech, inevitabilmente segui qualunque tipo di sviluppo. E, devo dire che il mondo, questo degli NFT, a me piace particolarmente perché è la prima volta che eh, vedo uno strumento che possa togliere The Middleman. Quindi se tu sei un creatore di contenuti, ad esempio, eh, oggi NFT uno vede Beeple, eh, 60 milioni di dollari, bla bla bla, bravo lui, però eh, sai, io non sono un artista, non so neanche disegnare una casa, quindi immagina quando ti fanno la casetta, no, che dici, non sono neanche capace di fare quello. Però la cosa interessante invece è che un creatore di contenuti oggi può forse avere una sua modalità di mh, relazionarsi con una community e avere un oggetto che ti permette di monetizzare quel, quel tipo di rapporto e, e quindi questo è il mio interesse diciamo oltre che la mia curiosità per vedere sempre la tecnologia però devo dire che si apre uno strumento super interessante poi ovviamente la parte dello smart contract dove se io ti vendo il mio, la mia figurina digitale dello zio Monti Autografata da me con, con la mia racchettina da ping pong e ti dico guarda questo è, è un, lo, un oggetto unico e veramente unico e tu lo acquisti e poi lo rivendi e io comunque in automatico posso avere una royalties. Questo chiaramente è un altro sviluppo epocale da questo punto di vista perché prima invece era un casino. Per cui ecco il mio interesse nasce da lì e in questo momento sto facendo un po' di giochi e di esperimenti. È stato difficile approcciarti a questo mondo perché quando ci siamo sentiti in call prima diciamo, dell'intervista mi dicevi non è proprio così immediato quindi ancora la mass adoption sarà difficile che arrivi sugli NFT visto che devi avere Ethereum, devi avere il wallet, devi aver comprato dall'Exchange. Come è stato per te approcciarti a questo, a questo mondo? Allora... Per me è stato abbastanza facile, um, perché se tu sei già diciamo settato nulla. Nel mio caso, vabbè, adesso sto giocando su OpenSea, vai su OpenSea, colleghi i wallet, carichi, paghi il tuo gas fee e, e carichi il tuo NFT. No? Quindi è abbastanza mh, semplice, non è una cosa complessa. Però eh, immaginati uno che vuole comprare, che va su OpenSea di turno e ti dice ah, metamask, collega metamask, ma cosa? Cioè non, e poi vedi <ride> <ho> questa <ride> roba, dici dao, bibao, bi pirupao, copao, <ride> cioè è una roba che non si capisce, è un po' come quando facevi un sito internet vent'anni fa, e nulla, c'era l'indirizzo IP e poi l'SFTP, trasferivi il file, cioè era una roba che non, non era accessibile al pubblico. Poi quando, per dire, partì il primo blog, che tu dovevi solo compilare come mandare una mail e compariva la tua pagina web, allora è diventato più facile. E poi quando è uscito eh, i social vari, da, da Friendster, Tribe, poi vabbè MySpace, Facebook, eccetera, tu a quel punto hai reso chiunque in grado di pubblicare dei contenuti online con una grande facilità. Oggi uno fa una foto, carica su Instagram ed, ed è normale. Ecco, questo sarà come dire il passaggio necessario poi per, per il pubblico. Deve essere una cosa molto semplice dove uno semplicemente eh, l'NFT diventa invisibile, no? la tecnologia che c'è sotto, ma tu non neanche te ne rendi conto. E, e a quel punto ci sarà poi un'adozione di massa. Però siamo un po' lontani da questo, ecco. E come l'ha presa la tua community, cioè quando hai detto ho creato i miei NFT? Immagino sarai stato invaso di mail, ma di che stai parlando? È stato difficile spiegarlo proprio tu alla tua community? Allora, <ride> guarda, al momento ho ho fatto eh, un paio di video su questo argomento, un video anche con Federico Clappis che Io peraltro penso. continua a droppare ogni volta che droppa fa un Fa un 30.000, insomma, non so, a secondo dei, dei, dei casi, insomma, per cui. Sì, abbiamo intervistato molto... anche noi qualche venerdì fa. Per cui ne ho parlato un pochino e quello che è stata la reazione è una reazione, direi, all'80% di totale. Boh, ma che è sta roba, ecco. Eh, incluso a ah, vuoi fare i soldi con l'NFT. e eh, <ride> Ho messo il primo video per dire su YouTube, l'ho tolto da YouTube e l'ho messo all'interno di, di, di questa io pensi. di OpenSea e devo dire, la reazione è stata è stata un po' così, ecco, come dire, ma che è sta roba, no, non c'è stata ancora una grande comprensione. Eh, di, di che cosa voglia dire questo mondo e, e la gente soprattutto quando non è molto competente ed ha è, è un sacco di pregiudizi vede subito magari ecco la parte economica l'artista che vende fa il pass negativo sicuramente che però è la parte per me meno interessante la parte più interessante invece è quella di dire guarda c'è un protocollo o dei protocolli che ti permettono, se tu sei un tizio in qualunque parte del mondo, di mettere eh, de, de, le, le tue creazioni, testo, audio, video, eh, potrà essere ad esempio per i libri, perché non posso mettere il mio libro, eh, lo compri solo come NFT e poi ti rendo parte dei miei guadagni. Ad esempio, perché devo guadagnare solo io? No? Questa è un'altra domanda che uno si fa, perché devo guadagnare solo Beeple dalla sua arte? A prescindere da quello che la compra e, e poi la rivende, che però deve avere 60 milioni di dollari. Ma un utente normale non ha 60 milioni di dollari. Quindi un'idea è: ma perché non posso invece fare qualcosa dove coinvolgo la mia community anche monetariamente? Tu mi sostieni comprando il mio libro o comprando, non so, un accesso a un evento? Fantastico. Allora, quell'NFT ti darà anche la possibilità ogni volta. Che poi il mio libro viene, venduto, viene venduto da quelli in poi, di guadagnare anche tu, ad esempio. Allora, questo è interessante. Secondo me, si apre un, un modo diverso, no? è, è una collaborazione che premia anche gli utenti, anche economicamente. E, e Mi stai è... già pensando insomma ai tuoi progetti futuri, in, in, in tal senso, non ti fermerai soltanto alla, ah, ai NFT, no, insomma, che hai già A, a me droppato. piace tantissimo, guarda, l'idea meglia, di poter fare una. Una, una mia diciamo token economy è, è da tempo che, che se ne discute se ne parla anche con, con persone che, che conosci bene e sì. è, è solo un fatto che oggi le persone sono ancora molto indietro però è chiaro che mi piacerebbe avere un Monti, un Piru Piru Coin, un Piru Piru Token che ti dà <ride> la possibilità di avere accesso a tutto quello che magari faccio io che può essere le mie startup o o le, le cose che mi invento o il mio libro l'audiolibro o qualunque cosa sia e a questo punto fai parte di questa di questa creator economy e questo secondo me è molto interessante quindi io voglio andare in quella direzione ad oggi oltre a un fatto di, di scarsa cultura c'è anche un problema secondo me non da sottovalutare fiscale eh, dove poi uno dice ok ma la fiscalità la tassazione non tanto per sì, il creator eh. che semplicemente se sei una società eh, non le incassi paghi le tasse e finisce lì però anche come società, sai, comincia a incassare cripto, Per royalties. royalties. Ma dove le. E allora c'è ancora un problema di collocazione, ma anche per gli utenti. Eh, se inizi a avere 10.000 utenti che hanno il tuo token, ok, ma eh, che, che cos'è quella roba lì? Le imposte loro dove le pagano? E allora c'è questa parte qua. Appena viene sistemata anche questa parte, a quel punto mh, si apre un universo, secondo me. Cominciano ad arrivarci le domande perché ricordiamo che se gli utenti appunto logati possono nella chat porti insomma le domande, io te, le, te ne leggo qualcuna più interessante e tra l'altro tra quelle più interessanti che probabilmente ti andrò a leggere arriverà un fan diciamo premiato che ti farà una domanda di, wow. di persona, no? <ride> ehm, quindi una domanda interessante è eh, tu collezioni in effetti, ovviamente avrai fatto qualche prova, no? Prima di... Di droppare le tue, ti sei addentrato nel mondo del collezionismo? Allora, no, io non sono un collezionista di, di natura in generale, non, non ho mai collezionato niente, quindi io sono molto lontano dall'idea dei collectibles. Poi, ovviamente, se, se guardo appunto eh, qualunque tipo di, di attività nuova che faccio. Mi metto lì, osservo eh, e provo a studiare, quindi dico, ah, ma sarebbe bello collezionare i Crypto Punks o, non so, questo roba qua, o, Top Shots, sì, me, me li vado a vedere però... Crypto Kitty. Non... Però non sono un collezionista io di natura, in generale, non, non, non ho mai, a parte la famosa scu scusa della collezione di farfalle, se, se incontravo una signorina, <ride> però, questo era 50 anni fa, ma a parte quello non ho mai non ho mai collezionato e, e infatti il, il mio interesse non è un interesse da collectibles in questa vicenda è un interesse di eh, imprenditoriale di dire ok ma mi piace l'idea che si può creare un oggetto digitale scarso che è già un ossimoro è un oggetto digitale scarso che può essere mm, eh, venduto online e si può creare una nuova economia che unisce una community e premia una community, allora a me interessa quello, che poi magari non ha un elemento di, di collezione, no? perché magari no, non c'è nulla da collezionare, con la mia racchettina a ping pong probabilmente non la metterò mai in vendita, eh, in... <ride> però ecco mi interessa quello e mi interessa anche il lato di come digitalizzare prodotti fisici e per cui tutta la parte del... Ok, ma se Sassicaia ha una bottiglia, delle bottiglie super rare su quale uno vuole investire e poi rivendere quel certificato, io non voglio spostare la bottiglia, voglio solo, solo comprare un asset e poi, e poi rivenderlo. No? E quindi anche quella parte mi, mi interessa molto, però io no, non sono un collezionista. L'avevo anticipato prima, ora viene in, nostro, diciamo, in, in diretta il tuo fan che È stato no. selezionato, abbiamo, eccolo. Ma non è avuto un fan così, nice. come si sale. di lunga data, ma dai, grad da uh. quando uscì Space Jam più o meno. No, dai, sì, direi di sì: direi di sì. Dai tempi, diciamo, di, di quando internet era ancora una moda non, non comune, ecco, un po' come ma adesso l'NFT, se ci pensiamo. Allora ci avevo il capello fluent. pensa ieri, <ride> fluente. Pensa che ieri pensa che ho intervistato Justin Khan, fondatore di Twitch. Oh, sì, ti ho ascoltato ]olo. su Clubhouse. E gli ho detto, Justin, l'ultima volta che ci siamo visti, io avevo il capello fluente col gel e tu avevi il capello rasato corto. e Ieri lui sembrava Gesù col capello lungo così, io <ride> pelato. Lui ci un miliardo in più e io in meno. Ma a, a parte questi dettagli. Vabbè, dettagli da poco. Esatto. Fai pure la, la tua domanda. Ti Ulpisce. volevo chiedere una curiosità più che altro, eh, quanto e tra quanto eh, saremo culturalmente pronti ad accettare questa, questo spostamento e questo scostamento tra ehm, le cose un po' più materiali e il fatto che adesso entriamo in un perimetro appunto un po' meno tangibile, se vogliamo. E, e quindi dobbiamo abituarci a qualcosa di un po' più effimero sulla carta ma eterno eh, su, sotto l'aspetto appunto di autenticità e di, mm. e di possesso non fisico ma eh, di, più di concetto ecco guarda io ti posso dire questo per esperienza ho visto negli ultimi vent'anni che quando qualcosa deve cambiare eh, non so penso a quando sono usciti i social Neanche, non ti dico quando è uscito internet o quando è uscito l'iPhone 2007 il tempo di reazione della società è molto più lungo di quello che ti immagini cioè io non avrei mai pensato quando sono partito a fare non so, il tour di codice internet dove come un cretino andava a fare il giro no, per l'italia col cartello e l'ovi internet pensavo che nel giro di sei mesi mi convincevo, cioè era talmente ovvio, ho detto, tra sei certo. mesi, cioè, dopo sei anni ancora era, si era spostato di tanto così. Per cui è incredibile come ci si metta veramente una vita. Io penso che forse ecco la, per darti un paragone, la comprensione delle opportunità di internet eh, ci ha messo vent'anni più o meno, e senza la pandemia non sarebbe ancora così quindi solo con la pandemia in Italia si è detto, uh, cacchio, qua bisogna fare le call online, vendere online, perché sennò è un casino. Per cui vent'anni. E qui, quindi se parliamo di NFT, crypto, eh, DeFi, eccetera, eh, ci, ci vorrà un sacco di tempo, eh, anche perché qua poi si aprono, capito, un sacco di cambiamenti, e, e hai anche un enorme conflitto di interessi. Come su internet il conflitto di interessi era dei media, che parlavano male ai social media perché li portavano via al lavoro, quindi è ovvio che ne parlassero male <ride> per anni. E, e qua invece hai tutto il tema della finanza, che, che non, è, non è da poco, in parte, perché poi voglio dire: è talmente grande il mondo cripto che uno si concentra, magari, capito? Solo Bitcoin, che adesso non so quanto è, 60.000 dollari, non so quanto sia, però eh, ci vuole un sacco di tempo. Ecco, questa è la, la verità. E, e cambiano poi le generazioni. Io guardi, dico una roba. Una volta il mio direttore a uh, SkyTG24 uh, gli chiesi: ma perché in, sulla televisione italiana non parla mai eh, di tecnologia eh, in un modo normale, mh, senza dire che sono truffe o le cose o i bambini, cioè perché non parla mai delle opportunità che ci certo. sono? Quanto ci metteranno a cambiare i Vespa, i Cosi, i Floris? I e lui ha detto: Guarda, devi aspettare che muoiono, cioè, devi aspettare che quella generazione passi, non, non cambierà mai, non è che cambiano un giorno, eh, infatti, no, non cambia niente, eh, devi certo. aspettare che si creino nuovi, nuovi media e, e via così. Però poi, dall'altro lato, ci sono dei movimenti che, dopo un po', eh, sai. La, La gente si sposta, si spostano, le si spostano e, e quindi arrivederci, grazie. Eh, però, sai, anche in questo fai l'esempio di Bitcoin. Quante aziende oggi mettono parte del loro balance sheet in Bitcoin? Sì, c'è MicroStrategy, c'è Tesla, hai uno spostamento, però è ancora molto, molto piccolo. Certo. Allora, magari resta così, magari ci sarà un'adozione molto più grande, però c'è un punto in cui il punto di voltata, in cui a quel punto, dopo, di lì in avanti dentro tutti. Fino a quel punto invece dubbi, forse sì, forse no, e quindi ci vuole un sacco di tempo. Grazie, grazie mille. Grande. Grazie a te. Un'altra novità, tra l'altro, di The Nemesis è che abbiamo fatto delle carte ricordo, e quindi chi sta rispondendo al quiz. Con il tuo personaggio, il tuo avatar, alle domande appunto che gli si pongono, eh, riceveranno delle carte, non sono dei veri e propri NFT, ma diciamo dei ticket ricordo dell'evento. Ah. Mentre abbiamo anche un regalo per te, eh, che invece è un NFT mintato da The Nemesis per questo evento. È una carta, ecco la impressione, la carta Io C'ero. <ride> È stata mintata proprio come, come NFT vero vero e proprio, poi se, se vuoi insomma te la, te la mandiamo sul tuo, sul tuo wallet. Ma, ma ecco co come fai in questo caso a mandarmelo? Cioè, io ti do l'indirizzo del mio wallet, ti Mi do l'indirizzo lo... ah, di eh. sì, di, esatto. Dove okay. c'è i tuoi NFT l'indirizzo di Ethereum, la Bitcoin e, e basta. <ride> Però no, questo, esempio, le file dove anche... le paghiamo, non è che le mandiamo, quindi tranquillo esatto. <ride> ero molto preoccupato, dai ragazzi. Immagino <ride> immagino di questi tempi. Ma eh. sai che questa comunque è una bellissima idea? perché se uno um, organizza. Un evento, ad esempio, un evento un virtual summit, oppure organizzi appunto un'intervista con eh, qualcuno. E a questo punto l'idea di poter dire Io c'ero e di avere un FT che ti dimostra che tu ceri, è come dire, c'ero al concerto di Woodstock C'ero no. nella chiacchiera a Amelia Monti del <ride> 2021, <ride> che, to, fa, che passerà la storia. no? È, però è, è effettivamente. Mh, e anche come il dire? contrario, come dicevi tu, magari uno può uh, avere il biglietto per entrare, per uh, partecipare all'evento, non solo il ricordo, diciamo, postumo, ma per entrare sì. all'evento, come dicevi tu. Quindi gli NFT sicuramente hanno tantissime applicazioni diverse. Poi, poi ci scriviamo, te la mando. <ride> Ottimo, grande. Parola <ride> mia. Grazie. e tra l'altro c'è una sfida anche sorpresa che tu Fantastico. conoscerai però Fantastico. Rullo di Tamburi ora no. entra voleva giusto salutarti oh, non, <ride> non ci posso credere cioè, abbiamo <ride> i pezzi grossi che calano all'improvviso così <ride> sì. come sei professionale no, no. Lars? Ab, Lars? e io, io dovrei mettere dot Montemagno allora <ride> se tu metti ab <ride> Ma a dirti il vero non l'ho messo io, mi è venuto da solo, presumo che l'ha preso da, 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 da gol, sì, sì. Quando vede uno serio... Mi sono insegnata molto da boccato, come vedi. Esatto. <ride> <ride> Grande. Bene, Lars, e quindi anche tu devi avere il tuo NFT. Io c'ero. <ride> prima o poi, prima o poi lo farò. Però Penso senti... Che... Vuole... Scusami Lars, il modello di business potrebbe essere anche al contrario. Pensavo ai miei haters, io potrei vendere ai miei haters degli NFT con scritto io non c'ero. E così almeno possono sempre dire, Montemagno io non, non, non lo seguo, capito? Lo <ride> ho... Almeno monetizzo, monetizzo gli odiatori. In almeno. ogni caso. Esatto. esatto. Senti Monti, sono qua, mi hanno chiesto di farti due o tre domande. Mm. E chiaramente il tema è l'NFT. E la domanda che volevo farti è che cosa pensi degli ma soprattutto che cosa ti aspetti tu dagli NFT per il mm. futuro? Ma eh, guarda, un pochino era quello che stavamo dicendo con Amelia prima, mi sembra che siano una possibilità di disintermediare e eh, che a me piace chiaramente molto. Dall'altro lato a me quello che piacerebbe fare è ragionare su su quello che può essere il mio valore aggiunto. Quindi se ragioni in modo imprenditoriale, penso, beh, io insomma conosco così tante persone eh, che fanno cose interessanti o che hanno degli asset interessanti e potrei in un qualche modo magari raggrupparli all'interno di un posto, di un contenitore e dire, ok, voi gli NFT di, di una serie di persone fighe, di Avengers del Made in Italy, eccoci qua. E, e quindi questo ad esempio può essere... Un tipo di attività. Però sono, diciamo, estremamente um, interessato a, a quelli che saranno gli sviluppi e non mi capitava da un sacco di tempo. A volte, non lo so, io mi ricordo quando uscì YouTube il primo giorno e, e io ero lì e esce YouTube. E ho avuto un'emozione fisica come se avessi visto Claudia Schiffer, capito? Quindi a volte io quando c'è, esco, non hai avuto ho... l'NFT, io c'ero al lancio di YouTube. <ride> io invece eh, gli NFT no, non li ho visti partire, no? Eh, quindi non, non sono uno di quelli che dice, ah, io c'ero all'inizio, però quando, quando ho visto, non so, Mark Cuban che ha fatto oh, l'NFT dicendo, guarda, se prendi questo NFT, poi c'è un contenuto anloccato e ti mando un saluto alla Cameo, allora questo mi ha acceso, capito, una lampadina e in generale una, un interesse, ecco, è così, una valutazione anche epidermica, però mi ci ritrovo bene io in, in quella cosa lì. Ovviamente non dal punto di vista artistico, dove io sono <ride> l'antitesi dell'arte o del collezionismo, però non penso, come internet all'inizio uno diceva, ma a cosa servirà internet? Servirà solo per... Pubblicare i giornali. E uno dice, ma vabbè, però se io non pubblico i giornali, che cosa ne faccio? Invece no, serve per mille, mille cose e qua sarà la stessa cosa. Dunque, possiamo anche pensare che non, non abbiamo ancora esplorato a fondo le potenzialità dell'NFT, che lo scopriremo man mano utilizzandoli come, come, come creare anche delle nuove attività, direi, con questi NFT. Sì. Sì, sì, assolutamente. Ad esempio, accennavamo prima con Amelia il fatto che se tu riesci a sistemare qua l'ARSE, devi, devi fare qualcosa tu... <ride> sì. Se uno riesce a sistemare a livello legislativo e fiscale tutte le problematiche collegate, a quel punto tu veramente puoi avere delle community che decidono di seguirti. Immaginati se uno dicesse, io voglio eh, investire su Montemagno, non voglio investire su... For books, competenze, startup, cioè le mie startup. No, no, io sì. voglio investire su di lui, ok? E, e ce ne saranno due o tre persone a modo che voglio investire su di me. mia mamma, probabilmente mia moglie, non so. Però eh, se uno dice, Io voglio investire eh, su un personaggio, magari un talento, vedi uno su TikTok e dici, Cacchio, questo è in gamba. Qualcosa combina, allora io investo su di te. Se quel personaggio fosse facilmente NFTizzabile e io compro al posto delle azioni Netflix, compro le azioni di Pietro Morello, che è un fenomeno su TikTok, a quel punto io, come dire, punto su di lui. Poi, chiaramente, se lui migliora, diventa famoso e fa un sacco di soldi, io ho le mie shares che, che, che crescono. Se invece ho sbagliato la mia valutazione, eh, come le azioni, eh, perdo tutto, però a me piacerebbe quella cosa lì, che apre però dei contorni legali e fiscali e che sono tutti da definire. Ah, penso io, anche sono di sì, penso, Sono fantastici, pensa solo al diritto della personalità, dunque io vendo il token, il mio token, ti, questo mio token ti darà dei diritti perché magari, pensa, hai parlato dei, dei, dei personaggi dello spettacolo, ma pensa anche ai giocatori di calcio, fare i cartellini con le NFT, esatto. eh, Pensa anche, ne, ne parlavo con un, un cliente dello studio che voleva fare una cosa simile con gli studenti. Diceva: Io sono uno studente, ho bisogno di soldi per studiare. Ti vendo il mio NFT di me stesso perché potrei diventare, non lo so, io un, un, un grande scienziato, o scoprire qualcosa di, di nuovo, o un capitano certo. d'industria. Di tu punti su di me, e in qualche modo poi verrai eh, remunerato per, aver dato, dato, per avermi dato i soldi che mi hanno permesso anche di diventare chi sono sì. e di far crescere il mio, valo, il mio valore come persona. Mancano, secondo me ad oggi quello che manca, scusami Lars, sono eh, da un lato l'impianto legale, fiscale, tributario, di tutta questa parte qua, ehm, che sia comprensibile, concordato, e tutti sono d'accordo e, e funziona. E poi manca l'integrazione, eh, immaginati, adesso la dico brutta, immaginati un sistema dove io ti dico, guarda, cioè, il mio in effetti, tu investi su di me. E, e tu dici sì, ma io come faccio a sapere che tu, mh, come dire, se quest'anno guadagni 100 lire, eh, io ho parte di quelle 100 lire, no? Perché ho comprato il, il 10% di Montemagno. Beh, devi essere, devi, dovrei avere delle API. Del, del mio, del, delle mie entrate, ok, e tu sei pluggato dentro le mie API. E a quel punto, in automatico, lo smart contract si arriva a fine anno, si fa il bilancino e tu hai i tuoi dividendi. Oppure dici: No, io non voglio dividendi, voglio tengo. Quest'anno tengo perché secondo me il prossimo anno raddoppia. E, e basta. Allora si tratta solo di incastrare queste parti qua. Eh, ma eh, pensa però... solo diritto eh. della personalità. Abbiamo mm. già delle normative che proteggono la personalità perché appunto una persona potrebbe anche essere portata a vendersi troppo e a, cioè. non avere, a vendere proprio la sua personalità, una cosa che non puoi fare. Dunque come dici tu sicuramente qua stiamo arrivando a, a dei punti come stiamo vedendo a livello finanziario, noi lì siamo più avanti, vediamo già che le normative hanno dei problemi a capire per esempio la DeFi. Pensate qua con l'NFT, quello che può, possono fare le normative che non hanno la più pallida idea che adesso possiamo veramente digitalizzare anche la persona, una personalità. Hm. Sanno sì. sicuramente grandi domande che ci porremo nel prossimo e futuro. Si apre anche un universo di lavori nuovi, perché immaginati fino ad oggi se tu facevi l'agente degli youtuber, ok? Sono nate un sacco di società che gestiscono gli interessi degli youtuber e che cosa fai? Gli fai firmare un contratto a dei ragazzini spesso che dicono, ok, mi segui, cosa mi fai fare? Eh guarda, ti faccio fare il libro con l'editore, poi ti faccio fare... Gli spot pubblicitari, ti faccio fare gli eventi, ti faccio fare così. Se tu invece fai, facessi questo mestiere in modo nuovo, visto che lo YouTuber ha già il pubblico, tu ti limiti, come dire, e nestetizzi quelli che sono. Le, le sue attività e poi vai diretto sulla sua community e tua gente a quel punto hai una royalties ogni volta che avviene un passaggio e ce l'hai da qua ai prossimi anni, che è un po' è il giochino che stanno facendo alcune gallerie che dicono: Guarda. Ti faccio io gli NFT, no? Te, te li faccio gratis e così metto le mie royalties, sì. no, Dentro. Per... E quindi, insomma, eh, si, apre, si apre un mondo che avrà anche un sacco di problematiche, chiaramente. Eh, però, insomma, sarà interessante vedere cosa succede. Assu assolutamente sì, come dico sempre, questo è un periodo entusiasmante, soprattutto per noi avvocati, perché sì. per sì. noi è è veramente no man lands, scopriamo ogni giorno cose nuove. C'è bisogno di consulenze, sì. sicuramente, per sì. entrare in questo mondo. No, ma a volte mi sento l'esploratore che va nella giungla che traccia la prima via perché nessuno l'ha mai fatto e sei tu lì che cerchi di dire ma proviamo a far così proviamo a far cosa per cercare certo. veramente di implementare queste nuove tecnologie nel modo più corretto possibile veramente yes. molto molto eccitante grazie Lars, Lars grazie scelta. a voi ciao ciao Grazie mille Monti per questa mezz'ora. Ormai avevo promesso di liberarti alle 16.30. Sono le 16.30 precisissime, wow, non voglio che fai wow. tardi. A prendere tuo figlio. Devo, devo eh, sì. a fare <ride> doveri poco NFT è molto concreto. <ride> <ride> Quindi eh, ti lascio, ti ringrazio ancora e dopo ci sentiamo così ti mando il tuo NFT. Super, la Amelia. tua galleria yeah. ovviamente rimane, rimane online per un po' di, di tempo ancora, Fantastico. quindi poi facciamo un po' di, di condivisioni e la, la si tiene online. Super. Amelia un abbraccio e un saluto a tutti, in bocca al lupo per tutti, liberate l'NFT che è in voi. <ride> Alla prossima. Ciao, grazie, ciao, ciao.